Dani, sono dietro la videocamera riprendendo eventi come wedding, motorsport, automotive, piccoli miei progettini personali. Ora penso sia il momento di passare davanti alla camera. Provate a seguirmi su stradaperfetta.com. Ci sono macchine che sono divertenti? Sì. Sono su una macchina divertente. L'impianto audio, cos'è l'impianto audio? C'è l'impianto audio naturale, anzi artificialissimo, è uno scarico diretto. Mitsubishi Evo 10, l'ultima evoluzione e non più prodotta di un pezzo di storia. Nasce nel 92 come evoluzione del progetto Lancer per il mercato interno giapponese, JDM, Japanese Domestic Market. Tutto quello che è fatto dai giapponesi per i giapponesi. Da noi è arrivato sempre poco. Specialmente le macchine. Da noi sono appunto arrivate le ultime versioni della Evo, qualche Subaru, ma le varie Toyota, le varie Nissan non sono mai arrivate se non per importazione parallela. La Evo 10 è quella che ha rappresentato l'apice dello sviluppo della Mitsubishi. Quattro ruote motrici, esce di stock con quasi 300 cavalli, ma con grandissime potenzialità. Oggi stiamo guidando un modello che ha più di 400 cavalli. Di serie questa macchina già monta delle sospensioni Bilstein e delle molle Eibach. Infatti l'assetto non è stato toccato, sono stati solo fatti dei piccoli affinamenti a motore, scarico, ovviamente mappatura della centralina. Ma diciamo che rende tanto. È una macchina che ha una grande particolarità. Come abbiamo detto, non ne hanno più prodotte. E se avete intenzione di dare un occhio all'usato, è una macchina che nel tempo secondo me può dare grandi soddisfazioni. Date un'occhiata ai vari siti online e vedrete che la 9 o la 8 hanno quotazioni ben elevate. Siamo ben oltre i 40.000 euro. Appena seduti si è avvolti in un sedile che è mirato e teso a far trasmettere a chi guida l'asfalto, ogni asperità. Ogni granello d'asfalto arriva direttamente al guidatore. La posizione di guida è perfetta, non si può fare nessun appunto. Stiamo parlando di una macchina molto sportiveggiante, eh? Non stiamo parlando di una macchina per la famiglia, anche se il bagagliaio dietro è anche capiente. Quindi. La manovrabilità è incredibile. Risponde immediatamente, la macchina è un compasso. La visibilità è buona, nonostante il generoso spoiler posteriore, si ha una discreta visuale di quello che ti succede attorno. Anche i montanti non sono poi tanto spessi. La rumorosità mentre si cammina c'è. Non è la macchina più comoda per i lunghi viaggi, non è la macchina di tutti i giorni, è la macchina per divertirsi la domenica. Pro e contro di questo modello. Sto pensando di contro. Però sono tanti, ci si diverte tantissimo. È una macchina che appunto trasmette una vera sensazione di piacere di guida. Contro, consumi, però se devi comprare una macchina così, diciamo che l'ultimo pensiero sono i consumi. È una macchina abbastanza rigida, come deve essere. Il rollio di rotolamento si sente, dato appunto dai pneumatici bassi. Vediamo un attimino in città sui tossici come si comporta, che si sente tutto, si deve sentire tutto, anche questo si deve sentire. È una macchina per famiglie? No, è una macchina per divertirsi. È tutta ripresa, è tutta trazione, quattro ruote motrici, 400 cavalli, sviluppata da anni nel rally, usata ancora oggi nonostante
sia finita la produzione, la Mitsubishi Evo è l'acquisto valore futuro. Se avete bisogno di una macchina, bisogno di una macchina è una bella frase, se avete messo gli occhi su una macchina che un domani avrà un futuro, un valore garantito, ovviamente se tenuta bene, la Mitsubishi Evo è la vostra macchina. Peccato che non l'abbiano più fatta. L'hanno affinata, ogni volta hanno sempre più affinata, ogni volta hanno sempre limato, hanno sempre aggiunto potenza, sempre più aggiunto coppia, sempre più sfruttabilità, sempre più manovrabilità. Sono arrivati alla perfezione. Forse anche per questo hanno detto, ma più di così non ha senso. E anche questo savoir-faire giapponese è tutto particolare. In questa colorazione bianca spacca, non c'è niente da dire. Adesso stiamo guidando proprio in surplus. Modalità D, neanche messo sport. È solo divertente andare in giro così. Se vi è piaciuto questo video cliccate mi piace, se lo avete amato cliccate subscribe qui sotto, sopra, non so mai dov'è. Ci vediamo al prossimo episodio di stradaperfetta.com.